Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio di Ami. Io sono Italo e oggi parleremo di Paradise Kiss, il fratello bello di Nana. Per qualcuno sarà quello brutto, ma tant'è. Prima di cominciare vi ricordo come sempre che mi trovate anche su Twitch al canale Anime Tea Time, che condivido assieme a Giaggiu e Paolo. Andiamo in onda praticamente tutti i giorni tranne il sabato, quindi ci vediamo lì. Oltre a questo, in descrizione trovate tutti i link utili per seguirmi. Ma adesso bando alle ciance e che i giochi comincino. Yukari Ayasaka è una studentessa modello. Voti perfetti, educazione straordinaria, mai un capriccio. L'incontro con un gruppo di giovani stilisti capitanati dal misterioso George, però, la tira fuori dalla sua gabbia d'avorio, convincendola ad essere come le pare. Che l'autrice di Nana sia sempre stata legata ad un tipo di melodramma che a tratti ricorda le interminabili soap opera americane non è certo una novità. Il suo titolo più famoso è praticamente basato su conflitti amorosi, imprevisti e fatalità, tanto quanto lo è l'ormai decaduto Beautiful. E Paradise Kiss, ambientato nello stesso universo narrativo del suo capolavoro I Cortili del Cuore, non è certamente da meno. Il conflitto interiore della protagonista si prende subito il centro della vicenda, diventando sempre più grande poiché basato su un desiderio di emancipazione che tuttavia non viene compreso fino in fondo. Yukari è affascinata dal mondo che George e gli altri le hanno mostrato, ma come tanti adolescenti vive tale fascinazione come una ribellione verso le regole da sempre rispettate. La pressione che si vive a quell'età la conosciamo tutti. Mamma che non è interessata a quanto prendono gli altri, ma quando il figlio di Mariella piglia 8 te lo fa notare subito. Le gerarchie sociali della scuola che, per quanto invisibili e farlocche, pesano come un macigno, o la costante necessità di mostrarsi in un modo per ottenere l'approvazione degli altri. E Yukari vive queste ed altre problematiche dall'ottica di una giapponese del nuovo millennio. Negli ultimi anni, infatti, la discussione sul sistema scolastico giapponese sembra essersi fatta sempre più intensa a causa di numerose lamentele. La scuola nipponica viene accusata di spremere i giovani tra la responsabilità di far parte di un gruppo e la necessità di schiacciare la competizione ottenendo i risultati migliori. Ed effettivamente, se da noi l'educazione pubblica ha il problema di educare ben poco, in Giappone ci si concentra fin troppo sull'instillare determinati concetti, dimenticando che alla base di ogni insegnamento dovrebbe esserci la comprensione dell'altro. La società giapponese spinge all'omologazione in favore del bene comune. La protagonista di Paradise Kiss è ovviamente vittima di questa sorta di macchina industriale e percepisce nella stravaganza e nella libertà del gruppo di artisti una possibilità per staccarsene. Allontanarsi da un branco per seguirne un altro, però, conduce davvero alla libertà? In una società come questa, dove anche l'alternativo fa parte della massa, come si fa ad essere se stessi? La serie cerca di rispondere a questa domanda, costruendoci attorno una storia piena di intrighi romantici e senza alcuna paura di esagerare. Sì, per concludere, ogni tanto potrebbe sembrare che i disegni manchino di precisione, ma è praticamente un marchio di fabbrica del regista Osamu Kobayashi. Avete presente il famigerato episodio 4 di Gurren Lagann? Ecco, è suo. Io personalmente adoro questo stile minimale che rende i movimenti così strampalati, ovviamente capendo chi invece non lo apprezza. Trovo però che per i design degli Ayazawa, già affusolati e cool, le idee di Kobayashi siano addirittura valorizzanti. Non è un prodotto d'azione, si concentra molto sulle emozioni dei personaggi e quindi se manca un character acting molto realistico che può riportare l'intensità di un corpo umano, usare un tratto meno preciso e in certi sensi più rozzo può essere una valida alternativa. Osamu poi è comunque un regista molto capace, ha lavorato in questa posizione solo a determinati progetti e in un certo senso si vede anche il perché. Quando c'è da parlare di crescita giovanile attraverso ambiti culturali o urbani, riesce sempre a tirare fuori il meglio di sé tramite primi piani ispirati, lunghe riprese degli ambienti cittadini e una capacità innata di far suo ciò che ha davanti. Paradise Kiss, insomma, non merita di vivere
vivere all'ombra dei suoi fratelli più famosi. È una serie inutilmente intricata, una soap opera alla giapponese, però, come nella tradizione di Yazawa, è anche una storia sull'adolescenza e sulla vita che può sembrare familiare un po' a tutti. Vi ringrazio di avermi ascoltato anche oggi, spero di aver tirato fuori un titolo che possa piacervi, non è che sia totalmente sconosciuto, ma comunque negli ultimi anni è un po' passato in sordina rispetto soprattutto a Nana, per rimanere nel recinto della sua autrice. E visto che l'avevo riscoperto recentemente, ho pensato che potesse essere una buona idea consigliarvelo. Fatemi ovviamente sapere che cosa ne pensate nei commenti, soprattutto chi non ha ancora visto la serie la guarderà grazie a questo video, e noi ci vediamo ad un prossimo appuntamento. See you, Space Cowboys!